I femminicidi di Giulia Cecchettin, 22 anni appena, e Vanessa Ballan, 26 anni incinta al terzo mese, e la professoressa Vera Slepoy, nota psicoterapeuta e scrittrice, a spiegarne le dinamiche psicologiche scavando nella mente dei rispettivi assassini. Il femminicidio è il risultato finale generalmente di un mondo dove la relazione affettiva da un lato, vedi il caso Cecchettin o la relazione istituzionale come il matrimonio ad esempio, dove poi ci sono i figli, eccetera. Quando c'è una perdita di questo contenitore, la morte, l'eliminazione dell'intero nucleo, molte volte è una via paradossalmente salvifica. Salvifica per l'assassino perché eliminando la persona che gli ha causato il problema, elimina il dolore generato dal problema stesso, spiega sempre la Selepoi le incapacità di gestire la fine, ad esempio, di una relazione, le, le conflittualità, la gestione anche delle separazioni che molto spesso avviene in modo superficiale senza tener conto di quelle che sono le conseguenze quindi le baby gang, il bullismo anche a scuola, gli stupri, le rapine tra i temi affrontati nel corso del dibattito dal titolo comunità educante a lezione di affettività incontro tenutosi a Venezia dalla professoressa Slepoi con amministratori e primi cittadini veneti per tentare di arginare e possibilmente prevenire i dilaganti episodi criminali e atti di bullismo messi in atto dai ragazzini e ragazzine, spesso anche minore a tal fine si deve creare una rete allargata tra la scuola e la famiglia, così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. C'è una facile soluzione? C'è la consapevolezza, c'è la presa di coscienza. C'è che ciascuno rappresentante delle istituzioni, io per prima in quanto assessore all'istruzione, devo tenere una posizione. Non è giudicante, è di evidenza del problema. Girare il volto dall'altra parte, dire che sono fenomeni isolati, dire che non vi è un problema di eh, consapevolezza, cioè vi è un problema di consapevolezza, non vi è un problema di realizzazione della gravità, questo è compito delle istituzioni. Altrimenti cominciamo ad accettare che la società sia così e sia un fatto ineluttabile.